l'appuntamento, come dicevo, in collegamento con Pierluigi Cappello e invece presenza fisica Gianmario Villalta, che invito a salire sul palco insieme a Nicola Boltrini, che li introdurrà. Grazie Gianmario. Io vi lascio. Ciao. Come ci mettiamo qua? Chiudiamoci qui. Buonasera. Aspettiamo. Pierluigi. Ci vede? Ciao Pierluigi, buonasera. Buonasera, ciao a tutti. Allora, benvenuto Pierluigi Cappello in diretta da Tricesimo. Siamo in collegamento. Allora, non avrebbe bisogno di tante presentazioni, ma diciamo, per la poesia pubblicato nel 2006 Assetto di volo, che raccoglie varie raccolte pubblicate precedentemente, Le nebbie, La misura dell'erba, Morse, Dentro Gerico, Dittico. Successivamente Mandate a dire all'imperatore nel 2010, vincitore del premio Viareggio. Più recentemente, nel 2013, Questa libertà, che è una raccolta di racconti, e tutte le poesie sono state raccolte nell'antologia di Rizzoli, Azzurro elementare. Allora, Pierluigi, partiamo da Assetto di volo, che diciamo segna una prima tappa nel tuo lavoro di poeta. L'assetto di volo, tu che sei un appassionato di aeronautica, lo sai bene, è l'equilibrio di un corpo nei gas nell'aria. Come funziona è un po' ancora un mistero, però appunto in quanto equilibrio va conquistato e mantenuto, e questo senso dell'equilibrio esprime anche un po' un confronto tra elementi contrastanti che, se vogliamo, esprime anche il rigenerarsi continuo degli elementi della vita. C'è in quella fase della tua poesia quest'idea o c'è anche altro? No, beh, la metafora implica proprio questo, oltre ad altre cose. Poi Del Giudice sosteneva che è molto più facile spiegare come un aereo cada piuttosto che spiegare come sta in aria. Sì, io intitolai quella raccolta, che era già una raccolta complessiva, è una riorganizzazione dei versi che avevo scritto alla Grossa del 2005, perché appunto sia nella vita che in poesia la direzione, la condotta è la risultante di una serie di equilibri cercati. Si passa attraverso continue correzioni di rotta, continue riconsiderazioni del proprio fare anche. Quindi sì, è esatto quanto dici. La raccolta successiva è Mandate a dire all'imperatore. È un messaggio quasi tragico, perché in un certo senso è già vecchio. L'imperatore è lontanissimo e quando il messaggio parte si sa già che arriverà ormai vecchio, desueto. Però Pierluigi Cappello quel messaggio lo manda lo stesso. In quest'urgenza comunque di esprimersi c'è anche un'attenzione forte alla parola e quindi anche un senso di responsabilità verso la parola e quindi anche verso la poesia. Ah certo, poi la poesia che apre quella raccolta dice a un certo punto che si cammina nel buio della parola, no? Questo indica chiaramente i tempi che viviamo, dove la parola sembra essere svuotata dal suo interno, sembra non avere peso, ma basta considerare quanto sta accadendo a Roma in questi giorni per capirlo, no? Per cui in qualche modo, se non ci sono altri sensi, la poesia almeno assume un senso di testimonianza. Il gesto completamente gratuito di mandare questo messaggio all'imperatore, che poi è il rovesciamento di un racconto di Kafka celebre, come sapete, no? Solo che qui il messaggio viene mandato dalla periferia al cuore dell'impero. E arriviamo a questa libertà, per passare alla narrativa, che è un libro di narrativa un po' particolare, perché è una raccolta di racconti, tutti autobiografici, con uno stile di scrittura che verrebbe da dire una prosa lirica. Questa libertà è quasi un'invocazione, è quasi un reclamare una libertà che deriva da una costrizione dell'uomo preso tra mille
costrizioni, tra mille difficoltà, sia materiali che anche spirituali. Però c'è un'idea, anche qui, di recupero di un'infanzia, forse mi viene in mente anche la figura del donzelle, che è centrale nella tua poesia, per esempio in Assetto di volo, di questa figura, un puer antichissimo, no? Come volesse esprimere uno stato di libertà e di consapevolezza primitivo da recuperare. Ma guarda, lì io in quel libro mi sono preoccupato innanzitutto di una cosa, di cercare di raccontare come si è formato uno sguardo, come è nato uno sguardo che poi mi ha indotto alla scrittura. E questo sguardo era chiuso dalle falde dei monti di Chiusaforte, che nel punto più stretto distano sì e no 500 metri l'una dall'altra. E per cui il racconto dell'infanzia è funzionale a quest'altra cosa, proprio il racconto della formazione di uno sguardo, questa libertà. Che poi la formazione di uno sguardo porti con sé, trascini con sé anche un concetto di libertà, ecco, questo penso sia un dato. Grazie Pierluigi, allora vuoi leggerci un po' di testi? Sì, io comincerei con Parole povere. Uno in piedi conta gli spiccioli sul palmo, l'altro mette il portafoglio nero nella tasca di dietro dei pantaloni da lavoro. Una sarchia, la terra magra di un orto in salita, la vestaglia a fiori tenui, la sottoveste che si vede quando si piega. Uno impugna la motosega, sa di segatura e stelle. Uno rompe l'aria con il suo grido perché un tronco gli ha schiacciato il braccio. Ha fatto crack come un grosso ramo quando si è spezzato. E io c'ero, ero piccolino. Uno cade dalla bicicletta legata e quando si alza ha la manica della giacca strappata e prova a rincorrerci. Uno manda via i bambini e le cornacchie con un fucile caricato a sale. Uno, pieno di muscoli e macchie sulla canottiera, Isolina, portami un caffè, dice. Uno bussa la mattina di Natale con una scatola di scarpe sotto braccio. Aprite, aprite, è arrivato lo zio, è arrivato zitto, zitto dalla Francia, dice, schiamazzando. Una esce di casa, coprendosi un occhio con il palmo, mentre con l'occhio scoperto piange. Una ride, e una grande finestra sui denti davanti. Anche l'altra ride, ma non ha né finestre né denti davanti. Una scrive su un involto da salumiere, sono stufa di stare nel mondo di qua. Vado in quello di là. Uno prepara un cartello da mettere sulla sua catasta nel bosco. Non toccarli, fatica a farli, c'è scritto in vernice rossa. Uno prepara una saponetta al tritolo da mettere sotto la catasta e il cartello di prima, ma io non l'ho visto. Una dà un calcio a un gatto e perde la pantofola nel farlo. Una perde la testa quando viene la sera, dopo una bottiglia di vino. Una ha la gobba grande e trova sempre le monete per strada. Uno è stato trovato una notte freddissima d'inverno, le scarpe nella neve, i disegni della neve sul suo petto. Uno dice, qui la notte viene con le montagne all'improvviso, ma d'inverno è bello quando si confondono l'alto con il basso, il bianco con il blu. Uno con parole proprie mette su lì per lì uno sciopero destinato alla disfatta. Voi dicete sempre da lavorare, ma non dicete mai venite a tirar paga, ingegnere, ha detto. Ed è già il ricordo di un ricordare. Una legge Topolino, gli piacciono i film di Tarzan e Stanlio e Ollio. E si è fatto in casa una canoa troppo grande che non passa per la porta. Uno l'ho ricordato adesso, in questo fioco di luce premuta dal buio, ma non ricordo che faccia abbia. Uno mi dice, a questo punto bisogna mettere la parola Amen, perché questa sarebbe una preghiera, come l'hai fatta tu. E io dico che mi piace la parola Amen, perché sa di preghiera, e di pioggia dentro la terra, e di pietà dentro il silenzio.
ma io non la metterei la parola Amen, perché non ho nessuna pietà di voi, perché ho soltanto i miei occhi e i vostri, e l'allegria dei vinti e una tristezza grande. Salutami. Salutami. Adesso vi leggo i vostri nomi. Ieri sono passato a trovarti, papà. La luce in questi giorni non è tagliata dall'ombra. Negli alberi senza vento c'è l'odore secco dell'aria. Per come posso, ti ho portato il racconto dei temporali, l'odore di inverno sulle tempie. A Chiusaforte è nevicato, nevica sempre, e le fontane sono ghiacciate. Penso per qualche momento che tu sia ancora lassù, ad accatastare legna con cura, e non in luoghi come questi, la casa di riposo con la pista per le bocce, dove state raccolti come le foglie nel parco, uniti nell'attesa, lontani dalle città assediate. Dicevate domani, dicevate questo è il figlio, e con il silenzio del fischio nella bufera i vostri nomi sono andati via, voi che siete stati popolo e ombra, remissione e forza. Il tuo nome, papà, è quello di Bruno, che non era un antilope, e tirava sassate al pettirosso sul ramo più alto, o quello di Giordano, o quello di Cesare, o quello di Alfredo, l'artigliere, o quello di quelli che come te sono stati bambini, che hanno detto domani. E adesso non è troppo dire quanto poche sono le foglie cadute sui giorni di novembre, per dire cos'è d'inverno negli occhi, ne previene. Tutto il poco possibile è qui, nei vostri corpi piegati come l'ulivo, sulle vostre facce di monete graffiate, in questo spazio e in questo tempo confusi come il cielo e la terra quando nevica. E se c'è un'uscita, papà, anche se non posso dire domani, la sua luce sulla soglia è questo stare dei tuoi occhi dentro i miei, questo pensarvi vivi, liberi e scalzi, le tasche piene di sassi, la memoria di voi che trema in noi come una stella incoronata di buio. Infine, quanto tempo ho ancora? Qualche minuto? Ma 30 secondi. 30 secondi? Sono Gianmario, ciao. Ah, ciao Gianmario. Allora ancora una breve. Vediamo se la trovo. Sì, questa. Perché le fai troppo lunghe, poi ti finisci a leggerle. Leggi, 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 Pierluigi. Non da retta. Nel mese di maggio. Dal mio giardino si vedono così e non si possono spiegare. L'accordo dell'azzurro rarefatto è quello del verde, che sale e si fa spazio in certe mattine di maggio, quando il calore viene sulle braccia scoperte e tocca il tendine di azzurro e il tendine di verde, che credevamo spenti nella nostra testa di oggi, tanti anni fa. In mattina è così, la terra si piega e si anima in cose inanimate come i sassi, nel brulichio nascosto dalle foglie, nel nostro essere muti e felici di non avere un nome. Forse daremo un nome a questa luce sugli occhi, alla rondine scolpita dall'aria mentre passa, all'ombra durata un battito sulle nostre mani. Forse saremo infanzia e chiuderemo il pericolo nel nome del pericolo e allontaneremo le nostre spalle dalla città abbagliata. E splenderanno amate dal caso e dal vento le nostre impronte quando qualcuno chiuderà il cancello dietro a noi e ci guarderà partire.